Allora, oggi andremo a fare un trattamento specifico per andare a stimolare collagene ed elastina. Martina in questo caso sta utilizzando un acido lattico che va bene per qualsiasi tipo di pelle, va a stimolare il turnover cellulare, va a stimolare collagene ed elastina, ha un effetto depigmentante, quindi inizia già a lavorare sul discorso di discromie. Andiamo ad applicare una soluzione che si chiama appunto soluzione tampone, va a neutralizzare l'effetto dell'acido lattico. Ora andiamo a risciacquare, quindi sia la parte dell'acido lattico applicato precedentemente, sia la parte della soluzione tampone. Quindi dopo il tempo di posa stabilito di entrambi, risciacquiamo con acqua fresca. Adesso Martina andrà a fare una riattivazione di tutto il viso. Viene applicato il patch, che è una maschera già pretagliata con la zona degli occhi, naso e bocca. È molto imbibita, infatti è un patch che è molto ricco di principio attivo, in questo caso collagene e elastina. E ha un effetto di andare a stimolare proprio queste due componenti. Noi lo applicheremo su tutto il viso, il collo e il décolleté, e lo andremo a lavorare come se diventasse appunto una seconda pelle con il nostro veicolatore transdermico. Quindi adesso al di sopra della maschera passiamo la nostra veicolazione transdermica. Come dice la parola, andiamo proprio a veicolare i principi attivi di questo vello in profondità, quindi nel derma. La sensazione è piacevolissima perché si sente una sensazione di calore su tutto il viso. Adesso applichiamo nell'ultima fase del trattamento la maschera LED, proprio con questo colore rosso che andrà proprio a far precipitare meglio tutti i principi attivi del trattamento e soprattutto della maschera patch che abbiamo applicato.